Pewnie nieraz czytaliście ten... Probabilmente avrete letto più di una volta quel passo del diario, il numero 1154, in cui Suor Faustina condivide le sue lotte interiori su come dovrebbe essere quest'opera di misericordia, su cosa il Signore Gesù le stia realmente chiedendo. E nell'anno 1937, durante la messa, ebbe un momento in cui confessò di aver ricevuto una comprensione leggera e profonda di tutta l'opera. Questa esperienza è stata così potente da non lasciare alcuna ombra di dubbio in lei. Scrive così: «Il Signore mi ha fatto conoscere in 3 sfumature la sua volontà, ma è una cosa sola. Quel giorno capì che l'opera che il Signore le chiedeva di fondare sarebbe stata una grande comunità di devoti della misericordia di Dio, che avrebbe avuto diversi rami con diverse sfumature. Un gruppo sarà costituito da persone che vivono in monasteri contemplativi. Un secondo gruppo riunirà persone consacrate che coniugano la contemplazione con l'apostolato. Infine, un terzo gruppo sarà costituito da laici non vincolati da alcun voto. Da questo passaggio sapremo che tutti e 3 i gruppi sono uniti dal mistero della Divina Misericordia. L'oggetto della loro contemplazione è il centro della loro vita. Queste anime desiderano intercedere per la misericordia di Dio per il mondo e allo stesso tempo testimoniarla attraverso opere di misericordia compiute secondo le possibilità del loro stato. Per la nostra comunità di Faustinum questo passaggio è molto importante. Molti di voi hanno condiviso che è molto commovente che Suor Faustina, in una visione profetica, abbia previsto che oggi ci sarebbe stato un potente movimento di apostoli della Divina Misericordia, che avrebbero vissuto il suo carisma e portato avanti la sua missione. Suor Faustina ha avuto un'enorme influenza anche sulla nostra congregazione. È un dono enorme per noi, per le suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. E tutta l'eredità che il Signore Gesù ha lasciato nella Chiesa attraverso Suor Faustina, la quale l'ha posta nella nostra congregazione come sua congregazione madre. Questa è una grazia enorme per noi, un dono enorme, ma anche un compito impegnativo. Come congregazione stiamo imparando da anni ad accettare e a fare nostro questo dono, per scoprire ciò che il Signore Dio vuole da noi. Abbiamo scoperto che Suor Faustina è la nostra cofondatrice spirituale. Ecco lei che ha allargato l'orizzonte della nostra missione, che ci ha focalizzato nuovamente sul mistero della misericordia di Dio. Di conseguenza è una persona speciale per noi. Ecco lei che ci ha dato nuovi compiti. Uno di questi è la nostra comunità dell'Associazione degli Apostoli della Divina Misericordia Faustinum. Credo che questo sia il frutto dell'azione dello Spirito Santo. E credo anche che dall'intercessione di Santa Faustina, che più di 25 anni fa ha ispirato le suore e i laici che desideravano riunirsi in una simile comunità per formarsi, per conoscere il mistero della misericordia di Dio e per annunciarlo e viverlo. È così che è nata la nostra comunità. Sono significative le parole profetiche di Suor Faustina, che scrisse in una lettera a Padre Sopoșco nel 1936. Vedo chiaramente che ci sarà una grande associazione di laici a cui tutti potranno appartenere e che con le opere ci ricorderà la misericordia di Dio, facendo misericordia gli uni e gli altri. Questa è un'altra parola profetica che commuove il nostro cuore, perché penso che ora ci troviamo in questa associazione di cui scrive Suor Faustina. Questa è una conferma per noi che Faustinum è solamente opera di Dio.
Quello che ho nel cuore oggi e che vorrei condividere è il desiderio che ognuno di voi si renda conto di nuovo che state veramente continuando la missione di Santa Suor Faustina, che ognuno di voi ha ricevuto un carisma. Credo molto che far parte dell'Associazione Faustinum sia una vocazione. State intuendo, quindi vedo che anche voi la vivete così. La chiamata di Dio è una vocazione nella vocazione. Avete i vostri compiti dove servite. I sacerdoti hanno i loro campi d'azione. Le persone consacrate hanno i loro. I laici hanno ancora altri orizzonti. E ovunque voi siate, il Signore Dio vuole che siate apostoli della misericordia. Credo che Lui voglia questo, visto che vi ha attratto e invitato nell'Associazione Faustinum alla nostra comunità e desidera che impariate sempre di più a diventare apostoli della misericordia di Dio. Vorrei che credeste che siete veramente dotati, siete forniti del dono, del carisma, carisma che è il dono dello Spirito Santo, anche il vostro dono personale di conoscere il mistero della misericordia di Dio. Per la realizzazione di ogni vocazione c'è un dono, un carisma. Lo Spirito Santo dà doni, fornisce carismi a ciascuno di noi per questi ministeri, compiti che ci affida. E sono convinta che a ciascuno di voi, che siete membri dell'Associazione Faustina, vi sia stato dato un carisma per approfondire il mistero della misericordia di Dio, per contemplare questo mistero nella quotidianità della vostra vita, per trasformarvi sempre più in misericordia, per ritrarsi sempre più, per fare spazio a Gesù nel vostro cuore, nella vostra vita, affinché la sua misericordia regni nella vostra vita, sia il primo riferimento, affinché possa poi passare attraverso ciascuno di noi al prossimo. Il carisma della misericordia di ognuno di noi è stato dotato, è qualcosa che segna la nostra identità, cioè quello che siamo. Certo, ognuno di noi è un cristiano, ma lo siamo anche dal lato spirituale, coloro che devono diventare apostoli della misericordia di Dio, diventare come Gesù, che per primo ha predicato la misericordia e testimoniato la misericordia. Il Signore Dio vi ha dato questo carisma. Vi auguro di riscoprire in questi giorni che avete questa grazia, che Dio vi ha dato la grazia di conoscere la misericordia e vi ha anche permesso di proclamare questa misericordia ovunque Dio vi mandi, ovunque voglia che testimoniate la sua bontà, il suo amore misericordioso. Siamo qui come una comunità di stati diversi, provenienti da luoghi diversi del mondo, che lavorano in ambienti molto diversi. Questa è la grande ricchezza della nostra comunità, è una grande gioia per noi, suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, avere tanti collaboratori. Carissimi, abbiamo bisogno di voi, abbiamo molto bisogno di voi. Proprio perché siete al Faustinum, partecipate al carisma di Suor Faustina, cioè alla sua missione di proclamare il messaggio della misericordia, una missione che portiamo avanti anche noi come congregazione e vogliamo proclamare la misericordia con la nostra vita, per renderla presente nel mondo di oggi, ma non possiamo arrivare ovunque. Naturalmente, con la preghiera arriveremo ovunque. Questo è ciò che scrisse Faustina, ricordate. Raggiungerò i paesi più selvaggi con la mia preghiera. Ma sappiamo che fisicamente raggiungerete luoghi che noi non raggiungeremo come suore. Quindi in verità contiamo su di voi. Contiamo che il Signore Dio vi guidi e che voi vi lasciate guidare da Lui per continuare questa missione, ovunque il Signore Dio vi mandi. Contiamo anche su di voi e credo che fino adesso sarà così per poter collaborare a questo lavoro, anche così direttamente. Negli ultimi anni abbiamo potuto sperimentare molto il vostro aiuto, un aiuto così concreto,
un coinvolgimento così attivo nei vari ministeri del Faustinum. Stiamo anche scoprendo sempre di più che questa è la strada per noi in futuro nell'associazione, in modo da poter lavorare insieme e sostenerci l'un l'altro per intraprendere questa missione, in modo da poter fare insieme il più possibile per la diffusione della misericordia di Dio. E insieme possiamo fare davvero molto, moltissimo. Inoltre, carissimi, come ho già più volte detto, noi suore realizziamo il carisma con la nostra modalità. Siamo persone consacrate, siamo in una congregazione. E voi, come laici, come sacerdoti, avete i vostri spazi in cui Dio vuole che siate apostoli, che testimoniate dove siete, nei vostri ambienti di lavoro. So che non è facile, ma comunque voi siete questi apostoli, nelle vostre famiglie. Nessuno può sostituirvi. Non possiamo sostituirvi nell'essere madre, padre dei vostri figli, dei vostri nipoti, per dare loro la possibilità di conoscere e sperimentare la misericordia di Dio. Vorrei che lo sentiate qui oggi. Abbiamo molto bisogno di voi e contiamo molto su di voi come i nostri più stretti collaboratori, perché è così che dovete essere chiamati, che la comunità di Faustinum è la gente più vicina a noi, cioè alla congregazione, perché partecipiate al nostro carisma, siete una parte della nostra famiglia religiosa, una famiglia spirituale. Credo che anche voi la viviate così, che il carisma di Suor Faustina ci unisca in un'unica famiglia spirituale. Infine, dal mio cuore ringrazio Dio e ciascuno di voi per essere, per la vostra vocazione, parte della comunità Faustinum, per la vostra vocazione ad essere un apostolo della misericordia, per aver accettato questa nobile vocazione, per aver risposto ad essa. Vi ringrazio per il vostro amore, il vostro impegno, la vostra dedizione per la nostra congregazione, che è reciproco, e vi auguro, cari, di lasciare sempre che il Signore Dio possa operare in voi, affinché vi plasmi, vi formi. È molto importante per noi che sia Gesù a formarci, che diventiamo come Lui. Questo è ciò che desidero per voi, che siate strumenti disponibili nella mano di Dio e che gli permettiate di operare attraverso di voi, in modo che la sua misericordia passi attraverso di voi e i vostri vicini. Infine, desidero che queste parole di Suor Faustina, la preghiera che ci è più familiare, diventi non solo la vostra preghiera quotidiana, ma anche il programma di vita che adotterete nei prossimi giorni, anni, per tutta la vostra vita. E con questa preghiera un po' abbreviata vorrei concludere questo mio intervento. Desidero trasformarmi tutta nella tua misericordia ed essere il riflesso vivo di te, o Signore, che è il più grande attributo di Dio, cioè la sua incommensurabile misericordia, giunga al mio prossimo attraverso il mio cuore e la mia anima. Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, le mie mani, i miei piedi e il mio cuore siano misericordiosi. O mio Gesù, trasformami in te stesso, poiché tu puoi fare tutto. Amen. Amen. Bog zapytań.